a Davide e Fabio Zandri, padre e figlio morti nella tragedia in mare a Gimarra di Fano, a Colli al Metauro e a Terre Roveresche sarà lutto cittadino, migliorano le condizioni del 12enne salvato dai bagnini. San Paterniano, il vescovo Trasarti ricorda le vittime e la famiglia invasa dal dolore. Non abbiamo risposte per tutto, ha detto, forse dovremmo tacere, non giustificare ma nemmeno giudicare, la vita è un dono prezioso, cerchiamo di utilizzarlo al meglio. Rogo in un capannone di un'azienda di Osimo, due persone intossicate e ustionate. Emergenza idrica, disposta la limitazione dei prelievi da tutti i corsi d'acqua del bacino del Metauro, il decreto entra in vigore venerdì 15 luglio. Musica, buon cibo e divertimento, grande successo a Tombaccia di Fano per l'11ª edizione della Festa del Frittolo. Cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. Si terranno domani pomeriggio a Calcinelli i funerali di Davide e Fabio Zandri, padre e figlio inghiottiti dalle onde sabato mattina a Gimarra di Fano. Il giorno dell'addio a Colli al Metauro e a Terre Roveresche sarà lutto cittadino. Intanto è partita una raccolta fondi per la famiglia e migliorano le condizioni del 12enne salvato dai bagnini. È stato trasferito dal reparto di rianimazione a quello di pediatria della Salesi di Ancona. Si svolgeranno domani alle 16.30 nella chiesa di Santa Croce a Calcinelli i funerali di Davide Zandri, 44 anni, operaio metalmeccanico della Profiglas, e di suo figlio Fabio, di 7 anni, deceduti nelle acque antistanti alla spiaggia libera di Gimarra. Una tragedia che ha lasciato sgomente tre comunità, quella di Fano, dove si è consumata la disgrazia, quella di Colli al Metauro, in cui risiede la famiglia, e quella di Terre Roveresche, dove Davide è cresciuto. Oltre al dolore e alla vicinanza espressa da privati e istituzioni, sono state ore di apprensione per Luca, il 12enne strappato dalle onde e rianimato dai bagnini. Il ragazzino, che dall'ospedale Santa Croce di Fano era stato subito trasferito al Salesi di Ancona, per fortuna sta meglio. Dopo il ricovero nel reparto di rianimazione per sindrome di annegamento, ci hanno riferito che è stato spostato in pediatria, dove proseguirà il percorso di cura. Il giorno dell'addio a suo fratello e al papà, a Colli al Metauro e a Terre Roveresche sarà lutto cittadino e negli uffici pubblici verrà esposta la bandiera mezz'asta. Il sindaco Pietro Briganti, che questa mattina ha firmato un'ordinanza, invita i cittadini e le organizzazioni sociali a sospendere le attività rumorose o che possano intralciare il rito funebre in segno di raccoglimento e di rispetto. Ai commercianti, invece, si chiede di abbassare le saracinesche in occasione delle esequie. D'altra parte, il sindaco Antonio Sebastianelli ha stabilito l'annullamento di ogni manifestazione pubblica prevista per domani, la sospensione delle attività ludiche e ricreative, nonché di comportamenti che contrastino con il carattere luttuoso della giornata. Gli uffici comunali, inoltre, osserveranno un minuto di raccoglimento alle 16.30, orario d'inizio del funerale, e l'amministrazione comunale invita anche tutti i cittadini, le istituzioni pubbliche, le organizzazioni sociali, culturali e i titolari di attività di ogni genere a manifestare il proprio cordoglio nelle forme ritenute più opportune e a osservare un minuto di raccoglimento in memoria di Davide e Fabio. Intanto è stata avviata una raccolta fondi attraverso la piattaforma GoFundMe per aiutare Stefania e i suoi due figli, visto che quello del marito era l'unico reddito in casa. E ieri, celebrando la ricorrenza di San Paterniano, il vescovo Armando Trasarti ha ricordato le due vittime e la famiglia che sta affrontando questa terribile tragedia. Abbiamo bisogno di vivere la città a partire da uno sguardo di fede che scopra che Dio abita nelle sue case, nelle sue strade e nelle sue piazze. Questa presenza deve essere scoperta, svelata. Dio non si nasconde a coloro che lo cercano con un cuore retto e sincero. Così ha esordito il vescovo Armando Trasarti, citando le parole di Papa Francesco, domenica 10 luglio, nella Basilica di San Paterniano a Fano, in occasione del santo patrono della città e della diocesi. All'inizio della celebrazione, trasmessa in diretta su Fano TV, il vescovo ha ricordato le vittime della tragedia avvenuta in mare. Noi non abbiamo le risposte per tutto, forse dovremmo tacere, capire, non giustificare ma nemmeno giudicare. La vita è un dono prezioso, cerchiamo di utilizzarlo al meglio, il più possibile. A livello affettivo, di compassione ma anche di preghiera, ha proseguito Trasarti, attraverso il silenzio riponiamo questa giovane famiglia nelle mani di Dio sotto la protezione di San Paterniano. Poi, durante l'omelia, ha ringraziato la Capitaneria di Porto e tutte le forze dell'ordine che operano per tutelare la sicurezza e la vita dei cittadini e a volte per accompagnare le disgrazie. Speriamo però di riconoscere il vostro servizio anche a livello preventivo. Quando ci invitate, a livello preventivo
essere saggi, prudenti nella strada, nel traffico, altrimenti solo nelle disgrazie è troppo poco. Ammirarvi. Oggi, ha aggiunto il Vescovo, se pensiamo al patrono ci vengono in mente immagini più che rassicuranti, di protezione serena, priva di doppi fini, addirittura familiari. Dio abita nella nostra città e ci spinge a costruire relazioni di prossimità per accompagnarla nella sua crescita, incarnando la parola di Dio in opere concrete. Poi il tema della città, cioè il vivere comune tra le persone. Oggi viviamo in contesti frenetici e frammentati, in un tessuto sociale sempre più debole. Ciò porta gravi conseguenze anche nel modo in cui viene vissuta la città. È sempre più forte la percezione di scollamento tra la caotica e frenetica città che viviamo ogni giorno e la città ideale, quel tutto armoniosamente unito che desideriamo. Città a misura di uomo, ha poi precisato Trasarti, non vuol dire semplicemente organizzare infrastrutture e servizi in modo efficiente, ma significa assumere come metro di valutazione delle scelte politiche le concrete necessità di ordine materiale, relazionale e spirituale delle persone. La conclusione del discorso sta in un due verbi: va e anche tu fa lo stesso. È un'esortazione a passare dalla teoria alla prassi, un invito alla misericordia che nasce non da una norma, bensì da un cuore disponibile e convertito. Solo così possiamo essere nel mondo un segno piccolo, ma luminoso come Chiesa, di una compassione che viene, Signore, solo da Te. Ti amo perché sono amato e Ti amo come sono amato. Gesù si è chinato su di noi e così ci ha salvati, sperando che contemplando possiamo anche noi fare altrettanto, nel nostro piccolo, ma almeno provarci. Buona festa a tutti, che San Paterniano ci dia consolazione, ci dia fermezza, ci dia passione per le cose giuste e ci dia amore viscerale alle nostre città, che siano città per tutti e città di uomini liberi e liberanti. Un incendio è scoppiato poco prima delle 9 all'interno del capannone di un'azienda di via San Giovanni a Osimo, specializzata nell'impiallacciatura di fisarmoniche. Due uomini di 36 e 42 anni sono stati portati in ospedale per irritazioni delle prime vie respiratorie e per alcune ustioni riportate sul corpo nel tentativo di spegnere le fiamme. Gli operai invece, alla vista del fumo, sono stati fatti uscire immediatamente dallo stabile. Sul posto i vigili del fuoco, la polizia locale e la polizia di Stato sono in corso gli accertamenti sull'origine del rogo. Proseguono i controlli dei carabinieri della compagnia di Pesaro per prevenire i reati connessi allo spaccio di stupefacenti e al degrado dell'area compresa tra la stazione ferroviaria e il parco Miralfiore. I militari hanno denunciato sia un uomo per spaccio di stupefacenti sia un suo cliente ritenuto responsabile di favoreggiamento personale per aver provato ad aiutare il pusher a eludere le indagini. I carabinieri inoltre hanno sequestrato 28 dosi di cocaina e di eroina, nonché un iPhone e una telecamera GoPro. Risultati provento di furto. Dal 15 luglio e fino al 15 ottobre scatta il provvedimento del settore Genio Civile Marche Nord della Regione, il quale ha disposto la limitazione dei prelievi da tutti i corsi d'acqua che insistono nel bacino del fiume Metauro. Il decreto ha la finalità di salvaguardare il sistema di approvvigionamento idropotabile della provincia di Pesaro Urbino. In particolare, il decreto prevede la sospensione di tutti i prelievi di acqua pubblica dai corsi d'acqua ubicati nel tratto compreso tra l'invaso del Furlo e la foce del fiume Metauro, dunque comprende il fiume Candigliano, fiume Metauro e relativi affluenti. E poi la riduzione del 50% della portata dei prelievi di acqua pubblica rispetto a quella prevista nei disciplinari di concessione o nelle licenze annuali di attingimento da tutti i corsi d'acqua presenti a monte del bacino del Furlo. Le limitazioni non si applicano ad esempio ai prelievi destinati all'uso idropotabile e all'abbeveraggio del bestiame. In caso di particolare o di grave necessità documentate e motivate in assenza di fonti di approvvigionamento alternative, il settore Genio Civile Marche Nord, con sede a Pesaro, potrà rilasciare delle deroghe ai soggetti che ne faranno richiesta. I trasgressori rischiano una sanzione che va da 3.000 a 30.000 euro e nei casi di particolare tenuità da 300 a 1.500 euro. Continua il botta e risposta politico sul tema del biodigestore e sulle sorti di ASET S.p.A. Oggi Tiziano Busca del Partito Socialista ha replicato al PD di Fano.
Busca, gli esponenti del PD hanno parlato di un accanimento nei confronti del partito e si sono detti stupiti delle sue dichiarazioni, confermando invece la battaglia per un ASET forte e autonoma. Che cosa risponde? Che loro sono stupiti per i loro problemi e non debbono essere stupiti perché noi riusciamo a coglierne la criticità, che è anche una grande preoccupazione, perché questa azienda non può essere, come parzialmente racconta il segretario, figlia di una guerra interna di quel partito che porterà, se non ci sono condizioni migliori, ad assegnare ASET ad Acea e Ferronia. La questione della signora Giacomoni, che resta stupita ed interdetta, è perché probabilmente conosce poco la politica di questa provincia, non si rende conto che Marche Multiservizi e ASET sono un patrimonio pubblico che negli anni le forze politiche della sinistra hanno costruito con una strategia di rendere questo territorio forte, libero e non essere condizionato da azioni esterne di cui Acea ne è un interprete eccessivamente forte e preoccupante, che tra l'altro sta cercando di colonizzare la realtà marchigiana, avendo già acquisito aziende nel sud delle Marche, e spera di portarsi via non tanto il biodigestore, quanto ciò che è più importante di ASET: da un lato la discarica, dall'altro tutto il tema della gestione delle reti dei servizi, acqua in primis. Quindi noi auspichiamo di nuovo, e speriamo che ci sia una risposta politica alla nostra richiesta, che è politica, ad una forma di incontro nuovo con il Partito Democratico provinciale, il Partito Socialista Italiano provinciale e le altre forze politiche della maggioranza, insieme ai sindaci di Pesaro e Fano, per raggiungere una posizione di equilibrio che garantisca davvero un ASET libera, un ASET pubblica e un ASET al servizio dei cittadini. E oggi pomeriggio si è riunita l'assemblea dei soci di ASET ed è stato approvato il bilancio consuntivo del 2021, un esercizio che ha determinato un avanzo di amministrazione di oltre 5 milioni di euro, circa un milione in più rispetto all'anno precedente. Per la prossima settimana, ci ha detto il sindaco, verrà convocato un altro incontro. E ancora cronaca con un incidente che si è verificato a Fano intorno alle 14.30. Una fanese di 52 anni alla guida di una Smart stava percorrendo via Madonna Ponte quando, giunta all'intersezione con via Mattei, non ha dato la precedenza a uno scooter condotto da una fanese di 54 anni che stava percorrendo via Mattei ma in direzione mare. A causa dell'urto, la conducente del motociclo è caduta a terra ferendosi sul posto. Il 118 che ha trasportato la donna al pronto soccorso e la polizia locale per i rilievi di legge. I vigili del fuoco di Fermo sono stati impegnati dal primo pomeriggio in un incendio divampato a ridosso della strada provinciale 239. A bruciare inizialmente sono state le sterpaglie, ma poi le fiamme si sono propagate ad un campo di stoppie e ad un canneto. In particolare quest'ultimo ha provocato notevoli problemi, tanto che il rogo è arrivato a margine della sede stradale richiedendo la chiusura del traffico veicolare da parte dei carabinieri. Dopo un'ora la situazione è tornata alla normalità con l'inizio della bonifica della zona. Invece i vigili del fuoco di Fano sono intervenuti oggi pomeriggio in via Campanella a Rosciano per una pianta caduta in strada. È successo intorno alle 16.30, creando qualche disagio al traffico, ma i pompieri hanno concluso le operazioni di rimozione in poco tempo e queste sono le foto scattate dai nostri reporter di strada. Parliamo sempre di strade, ma cambiamo argomento perché proseguono i lavori di asfaltatura nelle zone collinari di Fano, in particolare su strada comunale Cerbara e in quella di Ferretto. Come aveva riferito la scorsa settimana l'assessore Fabiola Tonelli, si procede con un asfalto a freddo perché più elastico e quindi più adatto alle zone di campagna dove il terreno è in continuo movimento. Sono interessati in totale 2 km e 200 metri di nuovo asfalto per una spesa complessiva di circa 200.000 euro. Si è conclusa con successo l'11ª edizione della Festa del Fritto a Tombaccia di Fano. Allora vediamo tutti i particolari nel servizio di Filippo Pucci. Per due giorni il quartiere di Tombaccia a Fano si è trasformato nella capitale del piatto più amato e gustoso, il fritto. Si è conclusa in positivo, dopo due anni di stop forzato, l'11ª edizione della Festa del Fritto. I
tanti volontari dell'associazione Quaid là dal Fium, con le loro maglie rosse, hanno servito fino a notte inoltrata i tanti avventori che hanno deciso di trascorrere la loro serata in compagnia del buon cibo. Buon cibo arricchito anche dalla musica delle orchestre del territorio, oltre alla presenza di mercatini e intrattenimento per i più piccoli. La festa del fritto si conferma nuovamente un bel evento, anche perché vedo una presenza veramente, veramente cospicua. Devo ringraziare tutto l'entourage, che tutti i volontari che ci hanno dato una mano già dalla settimana scorsa per far sì che la manifestazione venisse, insomma, discretamente. La presenza è notevole, forse anche di più di quello che ci aspettavamo. E veramente devo fare un ringraziamento tutto tondo ai volontari, a quelli che hanno lavorato dietro le quinte, a tutti gli sponsor, alle orchestre, a Maurizio soprattutto, che in qualche modo ci ha allietato del suo fritto, e un ringraziamento enorme a tutti coloro che hanno presentato, e spero che praticamente anche il prossimo anno partecipino nuovamente, perché siamo veramente entusiasti. Novità di quest'anno, il tris di biscotti fritti andati a ruba durante le giornate dell'evento. Noi pensiamo che effettivamente l'attrattiva di tutta questa manifestazione sia la parte culinaria. Il fritto veramente è stato osannato da parecchie persone che ci hanno complimentati, ma la cosa che ci soddisfa è vedere la presenza di persone che negli anni hanno mantenuto una certa costanza, per cui sicuramente deriva dal fatto che le pietanze sono state molto gradite. Il sindaco di Fano Massimo Seri questa mattina ha fatto visita alla signora Gina Diotallevi, che ha spento 100 candeline. Abbiamo parlato di come ha cresciuto i suoi figli da sole e del lavoro, ha raccontato il primo cittadino, che ha aggiunto a una voce dolce e uno sguardo intenso di chi ha sempre guardato la vita dritta negli occhi. Auguri Gina da tutto lo staff di Fano TV. E noi con questa notizia chiudiamo qua il telegiornale. Tra poco andrà in onda il secondo approfondimento dedicato alla Fano dei Cesari. Allora, buona serata a tutti e arrivederci a domani.